Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Allora, come avrete letto dal titolo, oggi voglio fare un video chiacchiericcio per condividere con voi la nostra esperienza nell'acquistare casa. Quando ho dato la notizia, insomma, dell'acquisto della nostra nuova casa, in molte mi avete commentato che anche voi avete desiderio di fare questo passo o che anche voi stavate seguendo o state tuttora seguendo lo stesso mio percorso, appunto, per cercare o se avete già trovato nel, insomma, concludere il vostro acquisto. Così ho pensato che potesse essere magari utile condividere con voi la nostra esperienza. E non sono naturalmente un agente immobiliare, una persona che lavora in questo campo, quindi naturalmente vi do dei consigli, più che altro vi racconto la nostra esperienza semplicemente da semplice acquirente di una casa, ecco. Naturalmente per problematiche, insomma, specifiche, più complesse, magari non so neanche aiutarvi, però bene o male capire quali sono i passaggi, insomma, l'iter per andare poi ad acquistare una casa può essere un argomento interessante, magari anche da confrontarci qui sotto. Allora, naturalmente quando state appunto cercando casa inizierete con appunto il vedere diversi annunci e cercare la soluzione più adatta a voi. Noi ci siamo abbiamo spulciato insomma in vari siti, per lo più ci siamo insomma, focalizzati sull'applicazione di immobiliare.it, naturalmente cercando nella zona che ci interessava con le caratteristiche che appunto cercavamo nella casa. Noi personalmente cercavamo un trilocale, insomma una soluzione che avesse già una seconda camera da letto e un piccolo sfogo esterno, nel senso che non pretendevamo insomma di comprare una villa, però che avesse magari un giardinetto oppure un balcone da poter sfruttare con la bella stagione mangiando insomma fuori. E quindi abbiamo inserito queste caratteristiche nella nostra ricerca. Naturalmente abbiamo visto tante case, abbiamo girato parecchio, fino a che poi insomma ci ha colpito la casa che poi siamo andati ad acquistare. Una cosa che posso consigliarvi, ragazze, è che se vedendo l'annuncio c'è qualcosa che magari non vi convince del tutto la casa, però c'è qualcosa che vi dice, che vi stuzzica insomma la curiosità, vi dico di andarla a vedere. La casa che noi abbiamo acquistato a livello di annuncio, a livello di foto, era veramente pessima, ma perché poi la condizione effettivamente all'interno era pessima. Come vi ho già detto, noi abbiamo avuto una situazione molto particolare e quindi la casa ci sarà consegnata abbastanza sporca e niente, quindi anche le foto non erano state per niente curate praticamente. Questo per dirvi che magari vi sentite di andarla a vedere, anche se magari non vi convince del tutto, vedetela dal vivo per rendervi conto poi della potenzialità insomma dell'appartamento, della casa che state appunto acquistando. Vi ripeto, noi dall'annuncio non si presentava molto bene, invece poi è stata la casa che abbiamo scelto appunto di acquistare. Comunque io sono fatta degli appunti, così vi dico tutto ciò che ho piacere di condividere con voi. Comunque, una volta che voi avete trovato la vostra casa, insomma la casa che vi piace, che vi convince, che volete acquistare, si fa un'offerta vincolata con un assegno, dove voi proponete il vostro prezzo d'acquisto. Questa proposta può essere accettata o rifiutata, altrimenti c'è una contrattazione insomma per arrivare a un prezzo che possa andare bene ad entrambe le parti. Una volta accettata l'offerta, si fa il compromesso, quindi si fa proprio un documento che voi appunto, diciamo al momento del compromesso, consegnate un assegno circolare dell'anticipo insomma della casa. Nel nostro caso noi abbiamo richiesto un mutuo all'80%, quindi un 20% dell'importo dell'acquisto di casa è stato dato come appunto anticipo nell'assegno circolare. Un consiglio che posso darvi in fase di compromesso è che quando redigete insomma il documento, di vincolare l'acquisto della casa, quindi il buon fine di questo acquisto, all'accettazione del mutuo. Cioè,
se dovete richiedere un mutuo per acquistare la casa che avete scelto, vincolate il compromesso all'accettazione del mutuo, di modo che se per qualche stranissimo motivo, assurdo motivo, non vi concedano il mutuo, non siete obbligati poi a provvedere comunque all'acquisto e a perdere insomma i soldi della caparra, dell'anticipo che avete dato. Poi, richiesta del mutuo, allora, andate nella vostra banca o in più banche, insomma, per richiedere appunto la concessione del mutuo, per sentire anche magari i vari tassi di interesse. Quando andate a richiedere un mutuo avete, diciamo, due opzioni: o richiedere fino all'80% dell'importo dell'acquisto della casa. In questo modo avrete tassi di interesse più bassi e di conseguenza una rata mensile più bassa. In alternativa potete richiedere un 100% del mutuo, che però non tutte le banche concedono. Vi chiedono sicuramente più garanzie in questo caso, però ci sono delle banche che appunto danno questa possibilità. Nella richiesta del mutuo è possibile nel vostro iter che vi venga richiesto magari un garante, questo poi ve lo comunicherà la banca qualora lo ritenesse opportuno. Allora, nel nostro caso specifico la nostra situazione è stata molto complicata. Io ve l'ho raccontato nel video in cui vi annunciavo, insomma, che avevamo comprato casa e c'era un piccolo home tour. Noi abbiamo avuto una situazione complicatissima che ci ha tenuto in sospeso per tantissimi mesi. Noi abbiamo fatto il compromesso a luglio 2018 e abbiamo rogitato a marzo 2019. Ci sono stati tanti tanti problemi, purtroppo non dipendenti da me, da Emanuele, dalle nostre condizioni, ma da problematiche molto serie dei venditori che hanno comunque rallentato e ostacolato la vendita. Non solo i venditori, ma altri soggetti che lasciamo perdere. Comunque, noi abbiamo avuto una situazione molto particolare, ma non va sempre così, insomma, ragazze, quindi tranquille. La richiesta del mutuo per noi è stato l'iter meno complicato, cioè nel senso che noi, insomma, una delle preoccupazioni prime che uno ha quando va a fare questo passo è appunto oddio la banca, oddio le richieste del mutuo. Per noi quel punto è stato veramente molto semplice, è andato tutto molto liscio, anche perché abbiamo trovato delle persone veramente competenti, gentili e disponibili, sia come insomma consulenti, insomma, che ci seguivano della banca, ma lo stesso di direttore. Quindi noi da quel punto di vista, insomma, non abbiamo avuto grandi difficoltà. Ecco, l'iter è stato abbastanza liscio, se non per problematiche non dipendenti, insomma, da noi, ma dai venditori, si è un po' rallentato il tutto. Comunque, quando andrete a fare la richiesta del mutuo, vi chiederanno la vostra situazione reddituale, buste paga, dichiarazioni, insomma, per vedere se siete in grado poi di sostenere di restituire questi soldi. Loro semplicemente avviano la pratica e quando sarà tutto ok, quindi quando vi avranno concesso il mutuo, vi verrà appunto comunicato. Nel nostro caso è arrivato proprio un SMS da parte della banca, anche se comunque noi eravamo sempre in contatto con il nostro referente, il nostro e comunque il direttore della nostra filiale. Ok, costi. Quali costi dovete sostenere quando andate ad acquistare appunto casa? Mettiamo che voi acquistate una casa richiedendo un mutuo fino all'80%. Allora, i costi sono appunto quelli dell'anticipo, quindi se voi richiedete richiedete un mutuo fino all'80%, vuol dire che il restante 20% dovete metterlo di tasca vostra. Quindi quello là è sicuramente la spesa maggiore che dovrete affrontare. Poi ci sono i costi del notaio, quindi pagherete gli atti che quando richiedete un mutuo saranno praticamente due, quindi è l'atto del mutuo più l'atto dell'acquisto della casa. Quindi il notaio lo pagherete per redigervi questi atti e naturalmente pagherete le tasse per l'acquisto appunto della casa. Un ulteriore costo che andrete ad affrontare sarà appunto l'agenzia. Questo sempre se voi vi affiderete ad un'agenzia per la ricerca della vostra casa. Naturalmente se acquistate tramite privato, questo costo lo depennate perché non dovete affrontarlo. Per quanto riguarda l'agenzia, concordate il compenso dell'agenzia naturalmente prima, quindi chiarite bene qual è insomma,
i soldi che dovete dare appunto all'agenzia, solitamente loro possono andare a percentuale o in alcuni casi anche con un forfettario, quindi poi naturalmente questo lo chiarirete bene con l'agenzia che, alla quale vi siete appunto affidati. Altri diciamo consigli che vi posso dare insomma extra è se acquistate ad esempio una casa che fa parte di un condominio, quindi in un condominio, vi consigliamo di fare sempre una verifica affinché non ci siano debiti con il condominio da parte dei venditori appunto, perché questi andranno appunto sistemati prima dell'acquisto. Un altro consiglio è che controlliate, vi date insomma ai proprietari se se è stata fatta l'APE, quindi l'attestato di prestazione energetica per l'appartamento, per la casa che è stata appunto andando ad acquistare. Qualora non fosse stata fatta, è necessario farla prima dell'acquisto, insomma, barra vendita di casa. Il notaio lo pagate al momento del rogito, quindi quando siete in banca o quando siete dal notaio, insomma dipende dove vi accordate, verrà fatto appunto l'assegno al notaio. Nel nostro caso specifico invece abbiamo pagato tramite bonifico subito dopo il rogito, ecco. Un altro consiglio che posso darvi, anche se è un consiglio insomma banale, naturalmente verrà fatto in automatico questo ragionamento da parte vostra, comunque quando andate a vedere casa, la vostra casa ed è quella che poi sceglierete, che volete appunto acquistare, naturalmente mettete in conto sempre degli eventuali lavori da fare dentro, cioè non sto parlando degli imprevisti, sto parlando del fatto che voi acquistate ad una determinata cifra ma avete già intenzione di fare dei lavori all'interno dell'appartamento, quindi sappiate che magari voi acquistate a quella cifra ma a quella cifra c'è da aggiungere appunto un costo extra. Per dire, noi abbiamo acquistato ma eravamo bene o male coscienti, insomma naturalmente ci siamo fatti fare dei preventivi, abbiamo sentito varie ditte, però bene o male eravamo coscienti di voler rifare il bagno della casa che abbiamo appunto acquistato. Nel nostro caso la casa è abbastanza recente, ha una decina d'anni, quindi non erano previsti o necessari lavori di ristrutturazione completa, ecco. Quindi noi quando siamo entrati in casa avevamo già previsto appunto il bagno, di rifare il rivestimento dietro la cucina per mettere una cucina un po' più moderna, un po' più adatta alla nostra età. E in un secondo insomma momento abbiamo poi deciso di fare anche un piccolo intervento a livello di gas, nel senso di chiusura della valvola, insomma, quindi mettendo una cosina un po' più carina esteticamente rispetto a quella che era presente prima. Nel nostro caso, come vi dicevo, non erano previsti, non erano necessari interventi di ristrutturazione insomma completa dell'appartamento. Qualora questo fosse insomma il vostro caso, naturalmente pensate bene, mettete bene in conto questo budget extra di cui insomma avrete bisogno, quindi rapportato al prezzo che andate appunto ad acquistare casa, con poi la necessità di integrare, ecco, per fare appunto dei lavori interni. Naturalmente in questo caso, ragazzi, andate a vedere più volte insomma l'appartamento che desiderate appunto acquistare. Nel caso in cui avrete bisogno di fare una vera e propria ristrutturazione, potete appunto chiedere anche portare con voi un professionista per valutare insomma la spesa da affrontare in base ai lavori che sono necessari appunto nell'appartamento, nella casa che state acquistando. Un altro ed ultimo consiglio che posso darvi, anche se banalissimo, perché in genere la prima cosa insomma che viene da fare, ma magari qualcuno può pensarci in un secondo momento, è quello di cambiare le serrature. Vi consiglio vivamente, appena acquistate, appunto appena ricevete le chiavi dell'appartamento, di provvedere al cambio della serratura. Nel nostro caso è un appartamento, quindi semplicemente del portone di casa. Qualora stesse acquistando una soluzione un po' più indipendente, anche magari cancelli, cancelletti, insomma
vari accessi che avete appunto alla vostra proprietà, vi consiglio di cambiare naturalmente le serrature per una vostra tranquillità maggiore, ecco. E nulla ragazzi, questi sono stati appunto tutti i banali consigli, ma non è tanto consigli quanto volevo raccontarvi un po' il nostro iter. Non vi ho raccontato il nostro iter nello specifico, ragazze, perché, ripeto, noi abbiamo affrontato tantissime difficoltà, è stato veramente un parto questo acquisto di casa, ci ha stressato enormemente, cioè già è stressante di suo affrontare un percorso di acquisto casa, richiesta mutuo, insomma, sono cose importanti che danno molti pensieri. Nel nostro caso, purtroppo, si sono verificate tante, 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 tante difficoltà dovute da persone terze, quindi non dovute da problematiche riguardanti me e Emanuele, ma che comunque, se volevamo alla fine acquistare questa casa, abbiamo dovuto un po' mettere noi le mani e diciamo sbrogliare questa situazione. Vabbè, diciamo sì, noi abbiamo scontrato davvero problemi su tutti i fronti. L'unico che veramente non ci ha dato problemi è quello della banca. Abbiamo avuto problemi anche con l'agenzia, venditori e condominio, vabbè, una serie di questioni. Per cui insomma, non sto qui a condividerle più di tanto con voi perché sono cose che comunque non riguardano, cioè alla fine della fiera riguardano noi perché riguarda appunto l'acquisto della nostra casa, però non erano problematiche relative a noi stessi, ma erano problematiche ben più importanti comunque riguardanti altre persone. Però non vi scoraggiate, ragazzi, cioè nel senso, voi partite dal presupposto che problemi nel percorso ci saranno, intoppi ci saranno, ma insomma voi stringete i denti se siete veramente convinti dell'acquisto, portate avanti insomma il vostro percorso che sicuramente andrà a buon fine. Questo per dirvi che non sempre va, ma quasi mai va come è successo a noi. Di solito l'iter e il tempo è molto più breve, insomma, rispetto ai mesi che ci sono voluti per noi, però purtroppo possono capitare diversi imprevisti che vi ritarderanno appunto il momento del rogito e della consegna appunto delle chiavi. Se avete qualche domanda alla quale posso rispondere e aiutarvi in qualche modo, naturalmente lasciate un commentino qui sotto. Ripeto, non sono una persona dell'ambiente, ma una ragazza che ha semplicemente affrontato questa esperienza, questa nuova esperienza. E se vi va di condividere con voi, insomma, il vostro iter, se anche voi siete alla ricerca oppure se avete da poco acquistato casa, ci fa piacere, insomma, a tutte leggere qui sotto nei commenti. Vi mando un bacio grandissimo e spero che nel mio piccolo, insomma, vi sia stata utile questa chiacchierata tra amiche. Ciao!